Ciao ragazzi, oggi voglio fare insieme a voi un esperimento. Voglio fare una prova, una cosa che non ho mai fatto, ma che mi è venuta in mente di fare perché mi è capitato in questi giorni di giocare o trovare degli slime, magari un pochino più appiccicaticci. E quindi ho detto, e se aggiungessimo a questo tipo di slime un pochino di borotalco, scusate, non mi veniva il termine. Io ho preso questo slime qua che avevo già. Lo trovate nel video precedente, lo slime e lo squishy fluffy slime che ho trovato un pochino più umidiccio del solito. E allora ho pensato, proviamo a mettergli un pochino di borotalco. L'unica cosa che voglio provare è e prenderne comunque un pezzettino e metterlo da parte per capire se il fatto di aggiungere il borotalco potrebbe farlo cambiare di colore, ma non lo so, vediamo. Intanto ne tengo un pezzetto qua, così dopo facciamo la prova per vedere se il colore è rimasto uguale. Allora, vedete, fa un po' così, però tenendolo un pochino all'aria si asciuga, ma voglio provare ad aggiungere il borotalco. Per non pasticciare troppo, lo metto in questa scodellina e piano piano gli aggiungo il borotalco. Lo sto provando con voi per la prima volta, quindi non lo so quello che succederà. Ok, il nostro borotalco. Abbiamo aggiunto il borotalco e pian pianino lo mescoliamo senza fare nuvole di fumo e di polvere. Proviamo. Finora mamma D non ha fatto pasticci, sta andando bene. Mettiamone dell'altro. Mi sembra un po' poco. Che bello l'odore del borotalco! Sembra quando cambiavo i pannolini a Leo quando era piccolo. Così. Vediamo. Chi è che non ha il borotalco a casa? Tutte le mamme hanno il borotalco. Vediamo. Mettiamone ancora. Sembra quando fate l'impasto per la pizza e gli versate la farina. Sapete ragazzi che forse funziona? Lo sapete che forse funziona davvero? Io ne metto ancora, aiuto. Dite che ho esagerato? Aiuto! Recupero bene bene tutto il borotalco nella nostra scodellina e lo vado a lavorare bene. Ecco qua. Intanto facciamo la prova colore. Io non vedo grandi differenze. Voi che dite? Però io ne metterei ancora di borotalco. Proviamo. È un esperimento. Lo assorbe divinamente. Quindi vuol dire che ne aveva bisogno. Ragazzi, l'ha assorbito praticamente tutto. Tutto! E se l'ha assorbito tutto, noi ne mettiamo ancora. Vai, 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 abbondiamo! Cioè, quando l'ho appoggiato ha fatto una nuvola di fumo. Di polvere.
Mamma di che pasticciona che sei. Come ti è venuto in mente? Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dunque, io direi che va decisamente meglio di prima. Quindi non è proprio esattamente l'effetto che avrei voluto, perché vi devo dire la verità, mi ho messo proprio un bel po'. Però si lavora bene. Bene, guardate. Adesso però vediamo il colore. È diventato un pochino più chiaro? Sì, vedo bene, lo vedete anche voi? Beh, se proprio proprio vi trovate a giocare con degli slime che appiccicano proprio tanto, io un pochino di borotalco glielo metterei. Poco poco, se proprio non volete compromettere proprio il colore originale. Un pochino ci sta, perché assorbe tutta l'umidità dello slime e si lavora meglio, decisamente meglio. Oh, che bello! Guardate che bello! Bene, ragazzi, era un esperimento che volevo fare con voi. Direi che, ahi, che è riuscito. Che dite? Ditemelo voi se è riuscito. E io vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Io continuo a giocare con il mio slime. C'è Leo giù che sa che sto facendo un video e sta facendo confusione. E noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, altrimenti vi tiro le orecchiette. Ciao. Ciao ciao. Baci baci.